Ecco, un paio di osservazioni. La prima riguarda lo spazio che la cultura deve avere visto. L'amministratore delegato l'ha ripetuto anche questa mattina, ma già in altre occasioni, dove ha sottolineato che l'Expo di Milano segnerà anche una svolta culturale, perché ha un'impostazione diversa dal passato, diversa anche dall'Expo di Shanghai, che si terrà nel 2010. Gonzales, mi sente lo Sertales, dice che l'Expo è una piattaforma di cultura. Bujaimin dice che la cultura è l'anima dell'Expo. Quindi abbiamo queste valutazioni che stanno a sottolineare come da una impostazione fortemente tecnologica delle esposizioni universali della prima metà del secolo scorso si è andata poco alla volta cambiando l'orientamento, e l'orientamento è quello di dare sempre più dei contenuti culturali alle scuole. Ora, tutti sono d'accordo oggi che cultura non è soltanto cultura umanistica, è anche cultura scientifica, cosa ben diversa dal sapere scientifico, e il comitato scientifico dovrà proprio fare da ponte tra il sapere scientifico e la cultura scientifica, in modo da disseminare una consapevolezza di carattere scientifico, in modo tale che alcuni grandi problemi che oggi assillano l'umanità vengano affrontati da un lato senza eccessivo pessimismo, dall'altro senza un facile ottimismo. E sarà un compito da poco. Ecco, per svolgere questo compito di informazione e distribuzione della conoscenza, il Comitato Scientifico sta già lavorando su una serie di conferenze o forum che verranno organizzate ogni anno per fare il punto sullo stato dell'arte, della conoscenza scientifica e tecnologica nei vari settori di interesse per le scuole. Questo stato dell'arte sarà continuamente aggiornato da parte del Comitato Scientifico, in modo da arrivare al 2015 e poter aprire tutta una serie di dibattiti, di dati, in cui il Comitato Scientifico riporterà le proprie conclusioni e le confronterà in una agora molto, molto ampia. La prima di queste conferenze, che si terrà nella prossima primavera, i temi sono stati concordati con il commissario straordinario e con l'amministratore delegato della società, sarà sicurezza e sostenibilità alimentare nel rispetto dell'agrobiodiversità, quindi, come vedete, è un tema veramente molto importante. Altri temi sono l'offerta nella catena alimentare ai mercati. Vi lascio immaginare che sono tutte le problematiche che stanno dietro questi titoli: la produzione di cibo in uno scenario di cambiamenti climatici e di crescenti disastri naturali, la produzione alimentare e l'energia, il cibo per una vita migliore e più sana, e l'ultima che vorremmo che anticipasse proprio l'Expo è l'Expo del 2015, una piattaforma multiculturale per la solidarietà e la cooperazione. La parte, diciamo, culturale rappresenterà poi in maniera trasversale tutti questi forum. Vorrei concludere veramente dicendo che non solo il Comitato Scientifico costituisce un po' una continuità tra le diverse fasi in cui si è articolato e si articola il programma dell'Expo, ma il Comitato Scientifico sta anche cercando di dare una specie di fil rouge tra le Expo universali, internazionali che succederanno nei prossimi anni. Il prossimo sarà Shanghai nel 2010, che avrà come titolo Better City, Better Life. Poi ci sarà una esposizione internazionale nella Corea del Sud, e oggi sulle coste e gli oceani,
e finalmente si arriva a Milano. Ecco, il fil rouge che noi vediamo in tutto questo è lo sviluppo sostenibile, e quindi saremo presenti anche come comitato scientifico a Shanghai, avviando proprio in occasione dell'Expo un programma di formazione biennale con 3 semestri in Cina e l'ultimo semestre in Italia. In Cina saremo presenti nel campus italo-cinese che è stato attivato qualche anno fa presso la Tongjin University di Shanghai, e il corso sarà valutazione e gestione integrata dell'ambiente in grandi aree metropolitane. Questo tema verrà ripreso in Corea e infine in una terza edizione a Milano, e la nostra speranza come comitato scientifico è che Milano diventi poi un centro di formazione a livello mondiale in questo settore, e questo sarebbe veramente importante, un grande risultato. Ci sono altre iniziative che faremo in Cina in occasione dell'Expo, tra le quali un seminario internazionale di carattere didattico che ha come tema il recupero e riuso dell'area di Gudong, dove si terrà la conferenza e si desconoscerà. Ecco, vorrei infine ricordare, come è stato detto prima, il legame che il comitato scientifico ha con la direzione sviluppo temi e il legame anche con la direzione relazioni internazionali per sviluppare i temi e i progetti che sono stati in qualche modo già discussi, sono alcuni già avviati e altri che dovranno essere avviati. Anche in questo il comitato scientifico è, tra virgolette, a servizio della società del suo.